Uno sguardo al futuro, ormai prossimo, gli studenti delle quinte classi dei licei classico e scientifico hanno incontrato stamani una delegazione della LUISS di Roma per comprendere più da vicino le concrete possibilità offerte dall'Ateneo Capitolino sul fronte dello studio e delle chance lavorative. E i dati forniti dall'ufficio stampa sono certamente lusinghieri. La LUISS si classifica seconda tra gli Atenei non statali per tasso di mobilità internazionale, mentre dal lato occupazionale vanta l'80% dei laureati che a 3 anni dal conseguimento del titolo hanno un lavoro. Tutti i dati che nel loro insieme confermano la vocazione internazionale fortemente orientata al lavoro dell'università intitolata Guido Carli, che di Confindustria è stato presidente dal 76 all'80. Risultati che poggiano, oltre che su un prestigioso corpo docente, anche sulla qualità degli studenti ammessi. La LUISS detiene infatti il primato nazionale dei migliori laureati con il 63,4% di studenti con un voto di maturità superiore ai 90 centesimi, media nazionale 24,6, e un tasso di abbandono degli studi dello 0%, media nazionale 17. Se si restringe invece il campo ad un livello regionale, ne esce fuori un trend in costante aumento negli ultimi 5 anni per la Toscana. Nell'anno 2007-2008 le domande provenienti dalla Toscana sono state 72, il 2,2% sul totale complessivo delle domande, dato che è salito a 80 nell'anno accademico 2008-2009 e a 98 nel 2009-2010.